Non mi importa se pensate che abbia causato la crisi del 2008. Io non ho fatto niente di male. Signor Griffith, c'è un certo Guts che vuole vederla. Incantevole. Fallo pure entrare. Griffith! Guts, baby, come stanno tua moglie e tuo figlio? Ritardata e abortita! Ok, bella battuta, Guts. Beh, comunque, devi sapere che dopo innumerevoli sacrifici, ho finalmente ottenuto il mio regno. Ovvero una mia impresa immobiliare. Casa dei Corvi è diventata la più grande compagnia di tutta la California. Hai sacrificato i nostri compagni, mi hai fatto perdere un braccio, un occhio e hai violentato Casca solo per vendere case? No, tesoro, conosco persone che hanno fatto cose peggiori. Ok, ok, scusami. Mi dispiace per aver ucciso tutti e per tutto quello che ho fatto a te e a Casca. Ho lasciato che le mie ambizioni prendessero il sopravvento su di me. E se potessi tornare indietro, lo rifarei. Quindi, siamo a posto? La tua spada fa sempre questo strano rumore metallico. L'unico modo per farti perdonare è farti ficcare la mia spada su per il tuo culo. E non in quel senso. No, d'accordo. Aspetta che finisca il mio lavoro ed avrai il tuo scontro all'ultimo sangue. Contento? Bene! Ma se solo provi a scappare di nuovo, giuro che ucciderò te e tutti i tuoi dipendenti! Che mi importa? Tanto ho licenziato tutti stamattina. Perché ho questo strano senso di déjà vu? Giovanotto? Ehi, Giovano! Ma che ore sono? Ora di chiudere. E dov'è Griffith? È andata a casa. Tornerà in ufficio, mi sembra, tra... ecco, direi... 8 anni. Griffith! E me ne scappo via ancora una volta, allungando il manga di un sacco di anni. Thank you.